Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Insomma, è uno scandalo che, se si dovesse confermare veritiera l'inchiesta di Repubblica, rischia di aprire a Roma un qualcosa forse di più forte, di più pesante, di più devastante della Tangentopoli a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Che idea si è fatto? Ma mi sono fatto l'idea di uno sconcerto clamoroso nell'opinione pubblica della nostra città, perché io mi auguro che gli inquirenti facciano in fretta, perché poi quando si commenta indiscrezioni di piazza è sempre troppo facile, diciamo, incappare in qualche giudizio affrettato. Però se le cose pubbliche fossero confermate, ci troviamo di fronte a una truffa ai danni della nostra città. Beh, il sindaco Marino ha detto buttiamo le chiavi della galera, insomma. Non ha usato mezzi termini. Stiamo parlando di entità clamorose. Se fossero quegli importi, 70 milioni di euro l'anno frodati alle casse dell'azienda, significa che l'azienda, se avesse avuto la disponibilità di quei quattro signori, ci sarebbe un'azienda senza debiti, in salute, senza nessun tipo di problema economico. Che iniziative istituzionali, perché ieri noi avevamo qui anche l'amministratore delegato di Cotral, qui ospite a Radio Roma Capitale, e lui ha detto che, anche lui dicendo ovviamente non sappiamo se quanto pubblicato da Repubblica poi troverà un riscontro nelle indagini della magistratura, ma se tutto ciò fosse vero, il Cotral è parte lesa, perché una parte di questa quota, secondo gli accordi e i contratti, doveva essere versata al Cotral. Lui parlava della quota del 13%, quindi vi è anche un danno creato anche ad altre aziende, siccome poi il Cotral dipende direttamente diciamo dalla Regione Lazio. Voi istituzionalmente che iniziative pensate di intraprendere? Intanto il danno, se c'è stato, c'è stato i danni del Cotral, c'è stato anche i danni di Trenitalia, perché di Trenitalia, infatti ci diceva anche questo, il sistema della bigliettazione della nostra città è un sistema integrato che mette insieme più vettori, quindi l'ATAC sia per gli autobus che per le metropolitane, il Cotral, il trasporto extraurbano e anche i treni regionali, quindi sarebbero diversi gli attori coinvolti in questa truffa. Noi siamo in questo caso come parte lesa, ovviamente specifichiamolo, sì, Cotral, vediamo come va avanti questa inchiesta, perché questa vicenda diciamo delle bigliettazioni false, chi non è distratto lo ricorderà, se ne è parlato anche nel passato. Ci sono stati approfondimenti della magistratura, degli inquirenti, quindi non è nuova, diciamo, la vicenda della bigliettazione. Ciò che è nuovo, detto ieri da Repubblica, è l'entità della truffa. Se questo, siamo di fronte a una cosa, diciamo, gigantesca. Ora noi in regione, certo, siamo in uno sforzo straordinario in un quadro difficile di risorse economiche anche per l'istituzione Regione Lazio, per trovare finanziamenti aggiuntivi al trasporto pubblico di Roma. Noi la scorsa settimana abbiamo fatto un consiglio molto importante alla presenza dell'assessore Sartore, e ha fornito i dati, diciamo, del sistema trasporto pubblico nella nostra regione, quanto è il bisogno di questo sistema e quanto è il debito oramai consolidato del Comune di Roma nei confronti della Regione Lazio. Noi Regione Lazio dobbiamo al Comune di Roma circa 800 milioni di euro, che in questi anni non sono stati trasferiti al Comune. Quindi il sistema di trasporto a Roma è veramente in grandissima difficoltà. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo, da quando siamo arrivati, cominciato a pagare ciò che era dovuto, quasi la metà di quei soldi sono stati dati alla città di Roma. Ma poi stiamo tentando un'operazione straordinaria. Siamo in attesa che il tavolo sottosegretario Massicci della Sanità certifichi con un andamento virtuoso la spesa sanitaria, e quindi che ci autorizzino a utilizzare una parte di questo surplus per finalità che non siano di natura sanitaria. Noi abbiamo deciso
se questi soldi saranno certificati e li avremo in disponibilità, di darli direttamente al comune per assottigliare ancora di più questo debito. Ora, di fronte a quello che è accaduto e che sta accadendo, è evidente che ovviamente la preoccupazione dei consiglieri regionali, dell'istituzione della Regione Lazio è ancora maggiore, perché se i soldi vanno a rilanciare il trasporto pubblico e vanno a rilanciare un sistema virtuoso e un rilancio industriale delle aziende, questo ovviamente è molto più condivisibile. Se invece continua a persistere nell'azienda un meccanismo che, come ha chiamato, l'ha definito Marino, è un'associazione a delinquere, questo ci crea problemi, perché comunque le risorse non sono tante, allora diventano anche più che legittimi gli interrogativi di molti consiglieri che hanno obiettato che forse non era quello il filone in cui andavano canalizzate queste risorse. Senta consiglieri, ieri lei è intervenuto anche sulla vicenda Acea, il rinnovo Ato 2 Peschiera. Che cosa sta accadendo sulla Acea? Avete sollevato anche lì una questione che sembra tecnica, ma in realtà ha un rilievo politico e sociale, che riguarda poi l'azienda che gestisce le risorse idriche non solo nella nostra città, ma in gran parte del territorio regionale e del centro Italia. Noi abbiamo sollevato una questione che, come ha detto, sembra tecnica, ma che invece è il cuore di una battaglia politica che è andata avanti negli ultimi 2 anni e mezzo nel nostro paese, che riguarda il tema dell'acqua pubblica, il referendum, lo scontro in Consiglio Comunale contro la privatizzazione della CEA e quindi la trasformazione della municipalizzata in un soggetto prevalentemente privato. Ora per arrivare a scadenza, anzi è già scaduto, è scaduta la concessione di 30 anni dell'acquedotto del Peschiera, diciamo dalla parte del Reatino, il più grande acquedotto che approvvigiona acqua di risorse idriche la nostra città e non solo. Ora, qual è la questione che abbiamo sollevato? Che questa convenzione, questa concessione per altri 30 anni non può essere trattata oggi da Acea come sta avvenendo, ma deve essere eventualmente, anzi indubitabilmente, transata e trattata dagli enti pubblici, quindi dal comune. Abbiamo sollevato una questione che non è di lana caprina, perché se domani lei sa che non è tempio peregrino, domani dovesse tornare di moda e di attualità l'ipotesi della vendita di una parte del pacchetto azionario di Acea, noi avremmo un soggetto privato che però ha tra le mani una concessione trentennale di un bene primario come l'acqua. Ecco, quindi noi stiamo dicendo alla Regione Lazio, perché in questa vicenda ha un ruolo, ma anche al Comune di Roma, attenzione che questa cosa non può sfuggire, non può essere affrontata con troppa superficialità, perché dopo saremmo veramente in difficoltà se mai arrivassimo a quel tipo di scenario. L'acqua è un bene pubblico, i cittadini italiani lo hanno ribadito con un referendum che è stato un plebiscito. A Roma c'è stata una battaglia violentissima per garantire una prevalenza di capitale pubblico alla CEA. Oggi però bisogna essere coerenti, perché il tema della fonte di approvvigionamento non può essere una gestione privatistica, quindi da un'azienda come la CEA e un soggetto pubblico come l'acquedotto del Peschiera, ma deve essere fatto dall'acquedotto del Peschiera e il Comune di Roma. Io ringrazio Massimiliano Valeriani, vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Partito Democratico alla Pisana, e a risentirci presto, cercando anche di capire come su tutti e due gli argomenti evolve la situazione. Grazie e buona giornata. Grazie a lei e buona giornata a tutti. Sam.